Gru di carta pronta a volare in nome della pace. Anche quest'anno si ripete l'iniziativa dedicata ai ragazzi delle scuole piacentine. L'idea è nata da una leggenda giapponese. Scriverò pace sulle tue ali, intorno al mondo volerai perché i bambini non muoiano più così. Con queste parole Sadako Sasaki, una bambina giapponese colpita dalle radiazioni sprigionate dall'esplosione atomica di Hiroshima nel 1945, volle impegnarsi per far sì che un suo desiderio si realizzasse. La bambina, che si era ammalata di leucemia a causa delle radiazioni, sapeva di un'antica leggenda giapponese. Costruisci 1000 origami a figura di Gru e potrai esprimere un desiderio. Lei non ce l'ha fatta, ma la sua storia si è trasformata in una leggenda e le sue Gru in un simbolo di pace. Un simbolo di pace che i bambini piacentini custodiscono e alimentano. Quest'idea, infatti, ha trovato terreno fertile nella provincia di Piacenza, dove da anni i bambini delle scuole elementari si impegnano a realizzare le fragili ali di carta. Piccoli origami che, volando fino in Giappone, tentano di dare un significato al sacrificio di Sadako e lanciano al mondo un messaggio di pace. Messaggio raccolto, fra gli altri, dal Ministero dell'Interno, che anche quest'anno ha dato il proprio patrocinio all'iniziativa. Quest'anno il progetto delle Gru della Pace viene esteso alle scuole primarie della città. La classe da cui il progetto ha preso avvio è infatti la quarta A della scuola Caduti sul lavoro. Come da tradizione, a dare il via è stato il direttore di Libertà Gaetano Rizzuto, coadiuvato dal fotografo Massimo Bersani e da Aya Toyoshima, anima giapponese dell'iniziativa.